Supernatural Caffè. Episodio 3. Quello dell'intervista a Frank Laporte Adamski. Ciao 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 tribù di Supernatural, io sono Maximilian e io sono Daria e questo è Supernatural Caffè, il podcast per chi vuole vedere il mondo da altri punti di vista e confrontarsi con tutto ciò che è Supernatural per trarne stimolo, ispirazione, insegnamento ed esplorare nuove possibilità. Io e Daria siamo super felici per l'intervista di oggi, vero Daria? Eh sì, oggi intervistiamo Frank Laporte Adamski e affrontiamo degli argomenti davvero molto interessanti. Eh sì, tribù di Supernatural, se volete scoprire come digerire meglio e sentirvi meno gonfi, quali sono gli errori da evitare per non danneggiare il vostro tubo digerente, il segreto per risolvere tanti piccoli fastidi e disturbi quotidiani, non solo nell'intestino, ma anche nella schiena, nelle articolazioni, il mal di testa, eccetera. Come abbinare i cibi per evitare di sentirvi appesantiti e affaticati. Allora, tribù di Supernatural, dovete assolutamente ascoltare questo episodio, perché parleremo di tutto questo e di tanto altro. Bene, Daria, iniziamo subito con l'intervista. E voi siete pronti per un'esperienza Supernatural? Andiamo! Bene. Oggi siamo qui con Frank Laporte Adamski, che è naturopata, osteopata e health practitioner, che letteralmente significa operatore del benessere. E pratica dal 1988. E Frank ha scritto il libro La rivoluzione alimentare, metodo Adamski, la tua guida alla longevità. Ormai giunto alla 7ª edizione e destinato a tutti coloro che hanno a cuore il proprio benessere psicofisico e che vogliono dare una spiegazione e una risposta concreta a tanti problemi come il mal di schiena, il mal di testa, l'insonnia, la stanchezza, la pesantezza alle gambe, le infezioni, i problemi della pelle, di circolazione e così via. Insomma, è veramente un libro molto molto importante. Frank è anche un esperto di salute e di alimentazione sana. Il dottor Adamski ha gentilmente accettato il nostro invito a condividere tutte le sue esperienze, con l'augurio che questo possa aiutare tantissime persone a risolvere problemi di salute e a migliorare la propria condizione. Bene, Frank, grazie ancora per averci concesso questa intervista. Grazie a voi. Ora, prima di iniziare, ti faccio la nostra solita domanda di benvenuto, che è questa. Visto che siamo a Supernatural Caffè, che cosa possiamo offrirti virtualmente? Caffè, tè, tisana? Beh, io direi che a questo orario un succo di frutta andrebbe bene. Ah, ok. Molto bene. Ci dai già qualche anticipazione, bene. Qualche consiglio sull'alimentazione. Oppure un tè con limone anche andrebbe bene. Va bene. Anche tutti e due. Ok. Perfetto. Adesso iniziamo con qualche domanda generale sul tuo background e sulla tua esperienza nel campo della medicina naturale e dell'alimentazione. Ci puoi spiegare nel modo più semplice che cosa fai in modo che tutti possano capirlo? Sì, sicuramente. Allora, in modo semplice, io mi occupo di risolvere o provare di risolvere le problematiche quotidiane sintomatiche tipo mal di pancia, gonfiore, stitichezza, diarrea, emorroide, ragadi anale, fissura anale, rigurgiti, bruciore, erniatale, rigurgiti, ulcere, solo questi problemi, e con l'aiuto sia di un modo di digerire meglio, che passa per un modo di mangiare, però che passa soprattutto per un modo di andare bene al bagno. Diciamo, la mia metodologia
consiste a portare tutta la gente bene al bagno, al contrario di tutte le diete che si preoccupano soltanto di gestire l'entrata sul cibo. Io sono più mirato sulle uscite. Molto interessante. Quindi praticamente tutta una serie di disturbi quotidiani molto molto frequenti e che per tanta gente appunto magari non sono neanche considerati malattie, sono semplicemente appunto fastidi o disturbi. In realtà tu dici che curando soprattutto l'uscita, oltre che l'entrata, si possono risolvere tutti questi problemi, giusto? Assolutamente, il più importante sono le uscite. Noi abbiamo il popò, il pipì e la sudazione, sono i tre mezzi per evacuare le tossine che fabbrichiamo ogni secondo. Se uno è estitica, fa pipì bianco e non suda, per forza avrà problemi abbastanza importanti. Assolutamente, perché comunque questi sono i canali che noi utilizziamo per smaltire le tossine, i rifiuti e gli scarti del corpo. Esatto, e tutti i specialisti della nutrizione e della dietetica, nessuno chiede mai come va al bagno, signore, signore. Nessuno lo chiede, oppure risponde: no, normale, sono regolare. Ah, beh, grazie. E cosa significa regolare? Nessuno lo sa. Eppure è un problema fra i più diffusi. Certo, io ho saputo che, diciamo, in erboristerie, in farmacie, la vendita numero uno è quella delle lassative, questo è quello che si vende di più. Dunque, significa che, diciamo, la maggior parte della popolazione ha problemi per andare al bagno, più che mal di schiena, più che voglio dimagrire. Ah sì, molto Certo, il fatto interessante. è che esistava all'epoca un modo per valutare lo stato di salute di una regione o di una città o di un quartiere. Come si faceva? Si controllava il consumo della cartigianica. Eh sì, in Incredibile. effetti è molto pratico. Esatto. Esatto. E dunque, più c'era vendita della cartigianica, più c'erano problemi della salute, perché significa che quando va al bagno ha bisogno di molte carte per, diciamo, pulirsi. Invece uno che ha un transito ideale, avrà i feci, ideale sarebbe un pezzo unico, bene lubrificato, che esce una botta, che non macchia niente, non serve neanche la carta. Questo Giusto. sarebbe l'ideale. Certo, molto chiaro. Eh sì, interessante. E senti Frank, cosa ti ha portato a interessarti di ciò che fai, di questo percorso? C'è stato un percorso graduale oppure c'è stato un evento in particolare che ti ha portato a decidere che questa era la tua strada e ti interessava in particolar modo questo aspetto? Beh, di sicuro, come tutti che cercano, ho una motivazione personale. Diciamo che io, come studente, fisioterapista, osteopata, io avevo problemi della psoriasi, della sciatica paralizzante e del colesterolo un po' alto dell'addome che gonfia facilmente. E dunque mi sono interessato per forza a tutto questo discorso. E lungo i miei studi di osteopatia, sto parlando da 1983, fino all'85, il mio diploma, diciamo che io ho imparato un tipo di osteopatia dove per mal di schiena, che era la mia specialità, la sciatica, si lavorava solo sulla schiena, per dire. E d'istinto io avevo sentito che lavorando nell'addome avevamo più risultati sulla schiena, sulla sciatica, che lavorando solo come avevo imparato a scuola. Ho iniziato così il percorso. E poi un giorno io stavo facendo un stage di fine scuola della fisioterapia, una Thalasso Beauty Farm, però in Francia si lavora molto bene con l'acqua del mare, si chiama talassoterapia,
E come ero sportivo, mi avevano dato il compito della ginnastica all'aria e in piscina. Non essendo sempre, diciamo, o in costume di bagno o il corpo l'alto nudo, il torace nude, io devo essere perfetto, sennò che valore ha uno che ti dice come si deve fare e che ha la pancia gonfia. Tra parentesi, vediamo un po' troppo in televisione specialiste della nutrizione con pancione gigantesca, mi sembra È vero, è vero. Non totalmente. sono molto credibili, insomma. Esatto. Però devo dire che io invece, tutte le mie cliente, pazienti, cliente del libro, paziente, perché io faccio una manualità anche sull'addome, non solo. Faccio seguire i regoli del libro della rivoluzione alimentare, però io abbino anche una manualità sull'addome che ho messo a punto io e che aiuta a liberare questo tubo. E tutte le mie clienti e pazienti mi guardano sempre l'addome, io ho sempre visto questo dall'inizio. E ho detto per fortuna che non sono ginecologo, perché la gente un po' esagera troppo. Come uno che dice a me. Un banchiere, uno che lavora in banca, ma tu non sei ricco, allora non va bene la tua banca, capito? Certo. Invece da noi dobbiamo essere un esempio. Eh sì, Sì. assolutamente, sono d'accordo. E allora mi sono accorto che mangiavo come era prescritto da tutti i nutrizionisti, dietetisti, per non ingrassare, tu devi mangiare a pranzo un foglio di lattuga, un uovo sodo, un pomodoro e un yogurt. Allì. Questo faceva al massimo 100 calorie e così andava bene. E io facevo questo, però con questo mi sono cimentato il tubo, bloccato tutto, gonfia, gonfia, la sciatica, la psoriasi, bla bla. Eh sì. Sì, allora faccio un appunto, perché tu stai parlando di tubo, per essere chiari è il tubo digerente Sì. e ne parli nel tuo libro. Spiegando appunto un metodo per disincrostare il tubo digerente, ma veniamo ecco al contenuto. Il metodo di regolamentazione alimentare che tu proponi, che permette di conservare o recuperare la forma fisica, in che cosa consiste? Ci puoi spiegare un po' più in dettaglio? Allora, diciamo il principio numero uno è che il tubo digestivo ha due funzioni. La prima, che dico io, che è sconosciuta, è diciamo, il passaggio verticale della bocca fino all'ano, che misura 10 metri. Questa è la prima funzione. Dopodiché succede un'altra orizzontale. Dall'interno del tubo passa orizzontalmente nel sangue e questo è quello che è. Divulga al nutrizionista, il dietetista che fa l'analisi del sangue con il cibo è passata dal tubo nel corpo e si basa sull'analisi del sangue e dice questa è una vitamina, questa è una caloria, questo è un amminoacido, questo è un idrato di carbonio, dovete mangiare la dieta del gruppo sanguigno, che ne so. Però questo è dopo il passaggio dall'alto verso il basso. E questo passaggio della bocca fino all'intestino tenue, la valvola ilocecale, misura 6 metri, 600 centimetri, non è da poco. E durante 6 metri i cibi scendono senza essere assimilati. No, non c'entra la caloria, la vitamina, tu non se ne frega di questo. Il tubo, guarda, a che velocità scende, veloce o lento? E ho fatto questa classificazione dei cibi, veloci 30 minuti o lenti 4-5 ore. Questa è la classificazione di base dei cibi. Da questa classificazione abbiamo un buono o un cattivo transito. Quando ce l'abbiamo buono, dopodiché dall'interno del tubo passano nel sangue orizzontalmente e raggiungono quello che dice il nutrizionista. E lì lui parla di cibi acidi, basici, eccetera, eccetera. Però prima sono veloci o lenti, questo è il punto di base. Allora, quando io faccio le conferenze, io dico sempre al pubblico, chi ha già avuto un bimbo, sa che quando gioca con una bina, qualche volta i giocattoli le ingoiano. E la bina dove va?
E aspetto un po' Ah. e tutti riflettono: dove va questa via? No. E alla fine dove va? Allora qualcuna che è già successa, su dice, finisce nel bagno. Bravissima signora. Quanto tempo dopo? Se succede 3 giorni dopo, 4 giorni dopo, eccetera. Dunque, questo già è il buon senso, fa capire che tutto quello che mangiamo non è che deve essere assimilato al contrario di quello che dice il nutrizionista e il dietetista. Si sono sbagliati già dall'inizio. Tu mangi cose che possono andare direttamente fuori. Bene, quando ha capito questo, ha capito tutto il resto. Diciamo che la velocità della discesa fa che funzionerà bene dopo l'assimilazione o male. Dopo diamo i cibi veloci, 30 minuti, i cibi lenti, 4-5 ore. Il problema è che non sono d'accordo tra di loro, non vanno bene insieme. Quando uno incontra l'altro, boom, fa una bomba di fermentazione che gonfia, intasa e scende ancora più lentamente, fino a 18 ore a pasto, invece 4-5 ore, invece 30 minuti. No, se io faccio un pasto 18 ore, boom, per la digestione pesante. Ne faccio un altro nella stessa giornata, 2 volte 18 ore, superate le 24 ore, e mi ritrovo tutto pieno sempre, dall'alto verso il basso. E questo non è previsto del tubo, che sia sempre pieno. Nel tubo sono previsti tempi di vuoto tra due pasti, più o meno di 4 ore, che noi mangiamo tra la prima colazione, il pranzo, la merenda, la cena, sempre più o meno 4 ore tra ogni pasti. Dunque, queste 4 ore servono durante la discesa a dare la possibilità al tubo di far niente, di riposarsi e di autopulirsi. Perdendo questa facoltà tutto pieno, non si pulisce più, non si riposa più e si intasa. Una strata dopo l'altra, come in speleologia. Uno, due, tre, alla diciesima non sa più niente, gonfia. Questo stato impedisce certamente una giusta assimilazione del sangue, però non è grave, soprattutto impedisce l'uscita dei rifiuti venosi e linfatiche che noi fabbrichiamo e che normalmente buttiamo tra il tubo, nelle feci e nella pipì, nelle urine. Urine concentrato, odorante, marrone, che puzzano, invece bianco, come abbiamo imparato a scuola, che non serve a niente far pipì bianco, limpido, bisogna far pipì concentrato. Però, come c'è il tappo, il concentrato non può uscire nel sangue e finire nell'apparato urogenitale escretore. Rimane nel sangue e gira, gira finché trova una via di sfogo. Può essere sulla pelle: psoriasi, herpes, prurito, funghi tra le unghie, candida, afti in bocca, cuoio capellute, che prude, prurito, fuoco di Santorini. Può essere sui polmoni: asma, allergie, intolleranza alla graminacea, ai polline, alla polvere, al gatto, può essere tonsillite, sinusite, congiuntivite, otite, mal di testa, cervicale, lombalgia. Caspita. Penso che con questa li hai interessati tutti perché hai Esatto. detto una serie di sintomi molto comuni. E questi problemi cronici, non sto parlando come succede una volta e l'ha curato il medico, e va bene, no. Quando c'è una problematica che dura più di 15 giorni, che fa un mese, 2 mesi, 6 mesi, ce l'ho sempre, l'allergia al polline, non è un problema del polmone, è un problema del tubo digestivo che non si può, diciamo, eliminare, i rifiuti nel sangue, le butta tra il polmone, appunto. Ok, quindi Frank, per riassumere, vediamo se ho capito. Noi in questo momento stiamo parlando di intanto un approccio rivoluzionario che è quello di classificare i cibi anche come cibi veloci e cibi lenti. E Esattamente. un'altra informazione importante è il fatto che se noi andiamo a mischiare cibi veloci con cibi lenti, andiamo a creare problemi di fermentazione, di gonfiori, quindi ci sono cibi che sono incompatibili fra di loro, quindi non è utile misurare il cibo in base alle calorie, ma è utile misurarlo in base ai suoi tempi di transito e di assimilazione, in modo da fare i giusti abbinamenti. E un'altra informazione importante è che se noi mangiamo
troppo e troppo spesso cibi con un transito molto lento, andiamo a bloccare tutto il sistema di assimilazione, di smaltimento delle tossine e quindi poi non solo le tossine che sono contenute normalmente nei cibi, ma anche tutti gli scarti della linfa e del sangue che normalmente buttiamo fuori attraverso le feci e le urine, vengono anche questi bloccati e quindi poi tendono a uscire, ad esempio, attraverso la pelle, e quindi creando problemi di pelle, oppure attraverso allergie, attraverso dolori alla schiena o in altri punti, giusto? Assolutamente. Molto bene. Ti volevo chiedere questa cosa. Ci puoi fare qualche esempio di cibi che secondo te hanno un transito troppo lento e che andrebbero quindi tendenzialmente evitati? Allora, arriviamo al motivo del titolo, la rivoluzione alimentare, perché non è che è galvolato questo titolo, perché io ho scritto questo libro, la prima versione l'ho scritta nel 1992 e il concetto era questo, il discorso della biglia nel tubo del bimbo. Io dicevo che all'interno del tubo eravamo fuori dal corpo. Questo è un shock, diciamo, ma come mai? Come mai? Guarda, si mangia. E no, nel tubo non c'è sangue, siamo nel vuoto, siamo fuori dal Sì, corpo. giusto. E allora le regole che gestiscono il fuori del corpo sono totalmente diverse da quello che gestiscono l'interno nel sangue. Il vuoto segue l'aerodinamismo, il sangue segue altri parametri che sono molto conosciuti. Dunque, la prima classificazione dei cibi sono veloci e lenti. I veloci chi sono? Ne abbiamo tre: frutta, yogurt e miele. I lenti, quasi tutto il resto, le verdure, le proteine, l'idrato di carbonio, la pasta, il pane, la pizza, i noci, mandorle, arachide, pistacchio. Abbiamo una terza categoria in altri che va bene con le due, nel senso, va bene nel senso che aiuta a scendere meglio, sono acceleratore. L'olio, io ero uno dei primi, diciamo, in Europa del Nord, in Italia no, però in Europa del Nord, ha consigliato di aumentare il consumo dell'olio di oliva. Quando ho scritto il mio libro, alla data che ho già detto, diciamo in Europa del Nord l'olio di oliva era pericoloso, dall'infarto a nessuno metteva l'olio di oliva, sì, non era di moda, era niente. Adesso tutti dicono, ma sì, fa bene a tutto, però bisogna ricordare com'è la situazione da dove siamo partiti, dove sono partito io. Allora, i neutri: olio, aceto, sale, pepe, erbe, caffè, tè, cioccolato, vino rosso, latte, eh? Sono neutri, vanno bene sia con i veloci sia con i lenti. Allora, i veloci ne abbiamo tre: frutta, yogurt e miele. Bene. Nella frutta, questa è la novità. I primi veloci, più veloci di tutte, si chiamano pomodoro, peperoni, peperoncino e zucca gialla. Prima del limone, pompelmo, prugne, arance, pere, mele, fino a banana. Queste sono frutta. Sono pomodoro, peperone, peperoncino e zucca sono frutta, non verdure, come abbiamo l'abitudine di dire. Questa sì, è un'informazione rivoluzionaria che tra l'altro Sì, sconvolgerà molta gente che segue altre diete in cui pomodori e assolutamente. peperoni sono E questa è la base della dieta. Perché demonizzati. sì, tutto il mondo, mi chiamano dottor Tometo, capito? Perché io ho classificato il pomodoro nella categoria dei veloci. Allora, io spiego che questa frutta veloce, 30 minuti, non va bene con i cibi lenti, 4-5 ore. No, non va bene la pasta al pomodoro, non va bene la pizza al pomodoro, non va bene il pomodoro e mozzarella, non va bene prosciutto e melone, non va bene il risotto alla zucca, non va bene il peperoncino sulla verdura passata, non va bene il limone sul pesce, non va bene il pomodoro nell'insalato sulla carne. Non va bene il formaggio con la pera, non va bene la crostata di frutta,
non va bene la maionese con limone. Se Frank, no, 118 ogni pasto. hai rivoluzionato tutto, anche i proverbi. Neanche il formaggio con le pere, accidenti. Eh sì, il formaggio lo puoi mangiare con le noci, non con la frutta. Certo, è molto interessante, assolutamente un Allora, si può mangiare approccio. la pasta, si può mangiare la pasta, la verdura, il pesto, all'aglio, a quello che vuole, basta che non ci sia col pomodoro e il peperoncino, punto. Si può mangiare la pizza in bianco, punto. No? Non è che non si può mangiare di tutto. Ah, ma la dieta mediterranea dice che hai voilà. Ma cosa dice la dieta mediterranea? Scusi, dice che fa bene il pomodoro, dice che fa bene l'olio, dice che fa bene l'aglio. Nessuno ha mai detto che si deve mangiare la pasta al pomodoro, nessuno l'ha mai detto, l'hanno inventato loro. Certo. E io faccio mangiare il pomodoro di più delle altre, nel senso che la frutta tra il pomodoro è obbligatorio una volta al giorno. Dunque, si deve mangiare o il pomodoro, o il succo di pomodoro, o il passato di pomodoro, che è ancora meglio per la salute, che è già cotto, libera più licopene, eccetera. Noi io faccio bere un aperitivo nel fine pomeriggio che chiamo Healthy Adamski, in riferimento al Virgin Mary o il contrario del Bloody Mary, dove c'è quasi tutto giusto tranne il superalcolico che si toglie. Certo. Dunque, facendo un bicchiere passato di pomodoro col tabasco, il peperoncino, con una spremuta di limone, con un po' d'olio, con un po' di erbe, di pepe, di spezie, la canuccia si beve questo è fantastico come lassativa, come Viacal, come Destop per depurare il tubo digestivo. Questo Disincrostare tutto. esatto. E questo lo faccio bere a tutti i miei pazienti. 2 ore prima della cena, 5 ore dopo il pranzo, così non incontra nessuno. Molto No, i pasti interessante. sono così. Dobbiamo mangiare 4 volte al giorno massimo. Nei 4 pasti si deve fare uno veloce, che è la frutta, al minimo, obbligatorio, anche due si può fare. Tre no, diventa una monodiete, troppo correttivo. Invece quello che propongo io è un modo, è il modo d'uso normale del tubo, va bene ai bambini, anziani, non c'è contraindicazione, va bene ai italiani, ai cinesi, americani, francesi. Non è una dieta. A questo modo che propongo, si può aggiungere una dieta. Io non mangio la carne, io non mangio il glutine, io non mangio il sale, e togli tutto. Però prima deve rispettare queste velocità e non fare i cattivi abbinamenti e mangiare una volta al giorno la frutta, non la mattina, per carità, tutta questa acqua e limone al mattino. Non va bene in Europa, va bene in Africa, in America del Sud, in Messico, dove c'è il sole caldo, la luce, dove cresce la frutta esotica che non cresce in Europa. In Europa noi dobbiamo aspettare mezzogiorno per aver ricevuto il massimo dei raggi della luce che attraversano il corpo per raggiungere il tubo digestivo e lui danno come una protezione, uno scudo per poter ricevere dopo il vitriolo, il diacal che è la frutta, che aggredisce il tubo. Senza questa preparazione si fa ferisce il tubo. Tutti i matti che fanno le spremute di limone al mattino col kiwi per andare al bagno, vanno al bagno perché hanno fatto quasi buchi nel tubo. Certo. Il problema è che qualcosa è uscito, però hanno ferito tanto il tubo che sul pranzo, 3-4 ore dopo, si incastra tutto, non scende e crea il cemento armato. Il giorno successivo c'è bisogno di 2 limoni e così via. Poi arriviamo a 4-6 limoni, eh? E non fa più niente, è tutto bloccato. Ok, molto molto interessante. Frutta una volta al giorno e non la mattina, oppure a pranzo, oppure a merenda, oppure a cena. E quindi alla mattina cosa si potrebbe mangiare come colazione? Tutto il resto senza frutta. Se può, allora, un esempio ideale. C'è sempre due possibilità. Faccio veloce o faccio lenta. Allora, la mattina la frutta è vietata, rimane solo yogurt e miele. Lei può fare bevanda calda più yogurt e miele. Boh.
Seconda possibilità, io fa, allora, faccio lente, bevanda calda più pane, biscotte, fette biscottate, cereale, cornflakes, fette biscottate senza miele dentro e senza marmellata di frutta, se no 18 ore. Invece con la marmellata di castagna, di marrone, di nocciola, di pistacchio o di cioccolato si può fare. Niente frutta la mattina in questo caso, però la verdura sì, si può fare con l'estrattore, zucca, carota, sedano, un po' di zenzero, un po' d'olio, senza mela che è frutta. E così alle vitamine. Tanto più della frutta con la verdura. Poi chi è abituato può mangiare anche il salato di mattina, si può fare, non so, un po' di pesce tipo sgombro, tono, prosciutto, l'uova, chi fa il tofu, il seitan. Può aggiungere anche due o tre noci, tre mandorle, così c'è tutto un pasto completo. Scende in 4-5 ore, dunque. 8 più 5, arriviamo alle 13, ora di pranzo. Non si mangia niente tra due pasti, perché scende un pasto in 4-5 ore. Bene. Alle 13 ancora due possibilità, veloce o lento. Se lei dice no, io faccio la pasta con la verdura. Va bene, si può fare la pasta ai broccoli, all'aglio, eccetera, senza pomodoro, senza peperone, senza piccante. Bene. Va bene, aspetta ancora 4-5 ore che scende e alle 18, dunque 13 più 5, arriviamo alle 18. Alle 18 diventa obbligatorio questo frutta, succo di frutto, macerone di frutta, granita, limone, quello che vuole. La frutta scende in 30 minuti, però questa aggredisce il tuo. Dunque, per fare la cena bisogna aspettare più di 30 minuti, bisogna aspettare 1 ora e 30. Dunque, 18:30. Andiamo alle 20 per fare la cena dopo. E così va tutto bene. Ok. È veramente una rivoluzione. Io sto pensando alla mia alimentazione e sono veramente così, un po' preoccupata perché come mamma e come moglie, non so come dire, la mia organizzazione familiare dovrebbe cambiare completamente, però effettivamente sì. No, bisogna diciamo, provare una volta. Tanto è che adesso ho dovuto organizzare corsi di cucina perché la cosa nuova è la creatività per mangiare la frutta. Perché uno dice: ma come faccio alle 6 del pomeriggio per mangiare un pomodoro? Sono all'ufficio. Beh, si può, va al bar, chiede un succo di pomodoro condito e l'aperitivo è più venduto. Si può fare anche al posto una merenda, si può sostituire o il pranzo o la cena. Allora, a questo periodo c'è ancora la zucca. La zucca si fa cuocere al vapore, che è frutta. Ma questa zucca la possiamo fare insalata, abbinato con cipollette, mixer, fa una purè, oppure inzuccherato con yogurt e banana. Sono cose totalmente inabituali, però hanno un gusto molto piacevole e molto salutistico. Si può abbinare una spremuta di limone, mangiare le mele, le arance. Mangiare una granita al limone anche va bene. Bere, chi ha bisogno di bere un superalcolico può bere in questo momento il limoncello e non più il limoncello durante il pasto del matrimonio, che allora uccide tutti. Sì, blocca tutto. Invece, durante un pasto lento con superalcolico. Sono gli alcoli bianchi forti, tipo grappa, vodka, sake, bora, bocozza. Questi accelerano il transito, fanno bene al transito, fanno male un'altra parte. Io sono l'idraulico, mi occupo solo del tubo. Dopo andranno da qualcun altro a guarirsi il fegato. Esatto, questo è il medico di base, oppure il nutrizionista, il dietetista. Invece io porto com'è. Certo. Come ho sempre detto, che fa ridere un po' tutto, tutti, io porto la gente a cagare. Invece tutti gli altri fanno fare la dieta. sì. È diverso. Sì. Però è complementare, si può fare tutti e due insieme. Certo. Ma senti Frank, quindi più o meno siamo tutti un po' incrostati, come dire. Assolutamente. E,
secondo la tua esperienza, secondo tutte le Allora, persone che... scusi, volevo Sì. dire questo per la tua domanda precedente. Sì. Dunque, basta provare e nell'arco di 4 giorni tutto quello che non andava bene va meglio. Meglio di questo, senza medicine, senza niente, di più non esista. Meglio di questo non esista. No, infatti. 4 giorni, e mangia così 4 giorni, tutti i sintomi si migliorano. Beh, dopo ci bisogna fare di più, però queste non solo col libro tutti si possono salvare. Cioè, no, ma poi è solo una questione di organizzazione, è tutto lì. E Assolutamente. di buona volontà, perché poi Sì, di si fa un po' creatività. fatica all'inizio, ma poi dopo... Eh sì, ci bisogna cambiare le abitudini, che è più difficile, lo sappiamo. Certo. E, ti stavo chiedendo prima, siccome siamo tutti un po' incrostati, a quanto pare, secondo la tua esperienza, secondo le persone che hai trattato, quanto tempo ci vuole più o meno per ottenere i primi risultati seguendo questo metodo? Allora, primo risultato in 4 giorni. Per pulire un tubo digestivo, io ho preparato un protocollo che c'è nel libro che dura 3 mesi. Normalmente in 3 mesi, se non ci sono problemi, diciamo, eccezionali, che sono intasato, si pulisce tutto il tubo digestivo. Ok. 4 giorni, 3 mesi. Un'ottima notizia. Sì, assolutamente. E quindi, in che modo si inizia concretamente a fare un percorso di regolamentazione alimentare di questo tipo? Ci puoi dare un'istruzione passo passo di come chiunque può iniziare, la cosa più semplice per cominciare a fare un cambiamento? Più semplice, come fanno tutti, io non mangio più la frutta a fine pasto, non mangio più il pomodoro durante il pasto. Questo è il primo passo, che è già una rivoluzione in sé, perché subito la pancia sgonfia, mi sento meglio, dormo meglio, sono meno stanco, meno male tra le scapole, la pelle sta meglio, tutto meglio. Secondo passo. Bisogna mangiare la frutta e il pomodoro, eh? Attento. No, riorganizzare, diciamo, la giornata in modo di poter mangiare questa frutta o a pranzo, o a merenda, o a cena. E Bene. così, solo con l'uso del limo, i pasti che ho nominato prima vanno benissimo. Allora, c'è la versione più lussuosa, diciamo, che uno che preferisce o che ha bisogno, c'è il massaggio che si fa sull'addome per sbloccare i 5 punti che corrispondono a, diciamo, i pezzi del tubo dell'alto verso il basso, quello che faccio io al mio studio in tutta Italia. Però non è obbligatorio, diciamo, è il top. Sì, aiuta, si può No, fare un così. automassaggio. No. Bisogna farselo fare. No, non si può perché i riferimenti sono sbagliati. Allora, c'è una piccola storia che vi piacerà. Ho diversi pazienti, come sempre, in tutti i paesi, alla fine un po' di fortuna arriva a qualche VIP e ci sono risultati, ti portano altri. E dunque, io ho avuto un attore del cinema famoso in Italia. Giannini Giancarlo, per non nominarlo, è lui che è un personaggio, che è arrivato da me e ha parlato più di me, diciamo, e parlava di più, mi ha raccontato tutto, la sua vita, tutto. E lui, essendo un ingegnere, è molto ingegnoso. Quando ho fatto la manualità, lui mi dice: ma è solo questo? Ma lo posso fare io? Mi dice lui, io rispondo anch'io, posso fare l'attore, capito? Allora dice: ma come me? Sai che io sono ingegnere in elettronico, eh? Ho già fatto, lui mi ha fatto vedere nel suo ultimo libro, ha fatto una giacca tutta elettrica, diciamo, è un rivoluzionario anche lui. Mi dice: beh, dimmi dove si devono fare questi punti sull'addome e io ti fabbrico un'apparecchiatura così, se lo mette ciascuno sull'addome e fa la manualità e
facciamo il brevetto e vendiamo in tutto il mondo. Va bene, bene. Io ho lasciato il DVD, ho messo 2 punti e non l'ho ancora sentito. Vediamo. Dunque, questo per dire che no, si doveva fare da un professionista. Allora, lo faccio io, però sono tanti altri che io faccio corsi di formazione, questa manovra, ai professionisti del benessere, fisioterapiste, shiatsu, estetiste, beauty farm, medici, infermiere, che diciamo in tutte le regioni ce n'è uno, che almeno uno che fa il mio metodo. Bene, così. Bene, bene. Però non è obbligatorio, diciamo l'originalità del metodo Adamski, al contrario della dieta Duncan, della dieta spinge, spunge, crudivora, è che già non è solo una dieta, perché io ho il libro che è la soluzione fai da te. Poi c'è una manovra specifica in più che loro non fanno. Certo, assolutamente. Senti Frank, e per quanto riguarda il caffè, cosa ci dici? È neutro, non va bene ovunque, basta che sia di buona qualità, cioè 100% arabica. Se c'è di robusta dentro, è troppo faticoso per il fegato. Un caffè 100% arabica a ogni momento va bene. Non va bene, non va bene abbinato con latte di mucca, va Quindi bene con latte di soia, che non è latte alla fine, succo di soia, succo di riso, di mandorle. certo. Donc, caffè macchiato? No. Caffè non 100% arabica? No. Il problema è che è più caro 100% arabica. Allora, se tu vai al bar dove abita, paga 60 centesimi, il caffè di sicuro non è 100% arabica. Quindi, signore e signori, cappuccino e brioche al bar la mattina non se ne parla Allora, proprio. si può fare cappuccino d'orzo, che non è più caffè, no? L'orzo con latte va bene, oppure caffè con latte di soia va bene, cappuccino con latte di soia, che non è latte. Brioche, pane va bene, però brioche con la marmellata dentro, no, 18 ore. Bisogna mangiare la brioche, diciamo, naturale, non col miele, 18 ore. E non quella industriale, perché come fanno per avere il conservante? C'è un limone che è dentro. Boh, 18 Ok, bisogna fare colazione a casa. ore. Sarà Esatto. meglio. Non Certo. credo che in qualche bar ci sia il metodo Adamski per fare colazione. Stiamo lavorando su questo. Bene. Eh sì, se non altro ti portano dei clienti. No, ma il problema è questo, che diciamo il serbatoio della clientela è infinito adesso, perché in tutto il mondo si mangia questo pomodoro e questo limone ovunque, perché industriale usano adesso il pomodoro e il limone come conservante, non qualsiasi cosa che tu compri c'è dentro o pomodoro o limone. Prima c'era il sale come conservante. Poi c'è un nutrizionista, un dietetista che è attento, il sale, la consumatrice, una casalinga, non vuoi avere la retenzione idrica della cellulite, togliamo il sale, mettiamo la vitamina, mettiamo il pomodoro al limone, bingo. E così fa che i piatti già pronti, il problema non è che siano già pronti, è che nella preparazione 3 volte su 5 c'è sia il pomodoro che il limone. Certo. Ma è Ti posso chiedere comprato. questa cosa? Visto che noi stiamo dicendo appunto nei preparati c'è il limone, però poi le persone magari leggono gli ingredienti e non c'è scritto limone. Che cosa possono trovare, ad esempio? Acido ascorbico, per esempio? Acido citrico. Acido citrico? E questa è limona. Ok, perfetto. E poi generalmente il prezzo. Ah, Più è ok. basso, più c'è limone e pomodoro. Va bene. E costa niente il pomodoro adesso, mi dispiace per l'Italia, però ne producono troppo nel mondo, anche i cinesi, visto, arriva il pomodoro, ne producono troppo, allora, troppa produzione, cosa succede? Tutti fanno un marketing bestiale forte per aumentare il consumo e sponsorizzano i corsi di cucina, c'è la Clerici a mezzogiorno, hai visto come ti ammazza la gente in diretta.
C'è il cuoco rosso e il cuoco verde. Hai visto la Esatto. pancia del cuoco rosso? Questo va bene per nessuno. Guarda il verde, in generale questo va benissimo, non mette il pomodoro lui. Ah, eh sì, bene. Bene, Da un Fre. cioè. Allora, dunque, faccio un esempio. Una scatola di sardine. Beh, questo è consumo grande. Allora, la sardina va da 1 euro a 5 euro la scatola. A 5 euro cosa troviamo? La sardina, talala, senza la schiena, con l'olio di oliva. Bene. Quella è 1 euro che c'è purè di sardina con pomodoro e basta. Ah, Ma ok, sì. sì, più la materia prima è sporca, più si deve nascondere col pomodoro, col limone. Certo. Dunque, al ristorante, me l'hanno detto i ristoratori, i cuochi, un pesce buono non si mette mai il limone. Eh sì. E invece, quel pesce è un po' meglio, si mette molto limone, così nessuno se ne accorge, appunto. È chiaro, questo fa parte di un discorso più ampio che riguarda proprio la consapevolezza alimentare, che forse Esatto. non tante persone hanno, e anche No, qui. però c'è una voglia di sapere, che io Sì, quando ci sì. faccio le conferenze, le domande sono senza fine. La gente è molto interessata, anche per curare la sua famiglia, non per professioni, vogliono sapere, imparare tutto, questo è bello. Certo, è una cosa che ci tocca tutti, molto da vicino. Certo. Senti Frank, qual è secondo te il momento più difficile nel cammino di una persona che inizia un percorso di questo tipo? Diciamo nel periodo dalla seconda alla quarta settimana, perché prima, seconda va bene, si sblocca lo stomaco, non sgonfiano sotto le costole, sono contenti, tutto va meglio là. Dalla seconda alla quarta sta lavorando il duodeno, quello che diciamo riceve tutte le produzioni del fegato, del cistifele e del pancreas. No, qui è un mondo. Quando si sblocca, diciamo, tutto si svolta. Allora, è bello in teoria, in pratica è un po' più fastidioso, diciamo, un po' di mal di testa può tornarsi, ce l'aveva prima, un po' di emorroide, se ce l'aveva prima, può tornare, un po' di gonfiore. Questo è il periodo difficile. Poi dopo, della quarta, la sesima, no? Insomma, la numero 6. Alla sesta, sì. Alla sesta, grazie, settimana, questo è facile perché lavorando nell'intestino tenue i reni, dove la pipì si aumenta, fa pipì che puzza, abbiamo vinto, esce tutto. Ok, e come si può fare a risolvere quello che secondo me è un altro grosso problema, che è appunto quello di cominciare a organizzare tutto il sistema alimentare da zero, perché si tratta sia di cambiare radicalmente abitudini, ma anche poi di introdurre tutta una serie di nuove combinazioni di cibi alle quali noi non siamo assolutamente abituati. Se uno, per esempio, prende il tuo libro, riesce a, partendo da Sì. zero, a ricostruire un regime alimentare completamente nuovo? Sì, assolutamente. Anche se ho sempre rifiutato da scrivere lunedì, martedì, giovedì e tutto. No, questo è per nutrizionista. Io ho scritto esempi. Allora, nel libro sono esempi di menù della frutta, veloce. Esempi di merenda della frutta. Sono 5-6 esempi, uno al giorno. Fa una settimana. Certo. Sì, faccio un esempio. D'inverno, uno che deve mangiare il cibo veloce, un tipo di cibo veloce inabituale, originale, sarebbe tipo millefoglia di frutta. Allora, la millefoglia di frutta, diciamo, è un piatto caldo, veloce. Un altro è quello che ho detto prima, della purè di zucca con yogurt e miele. Poi le altre sono più conosciute, tipo mele cotte, pere cotte, possiamo fare mousse di pera con yogurt. Tutto questo sono pasti caldi e veloci. E dunque, questi esempi sono scritti nel libro. Bene, quindi c'è un punto di riferimento da cui partire. Bene,
Che cosa ci puoi dire, Frank, rispetto a, diciamo così, tuoi colleghi, chiamiamoli in questo modo, cioè altre persone che si dedicano a questo argomento? Qual è, secondo te, la differenza principale fra te e loro? E come sempre detto, io faccio le uscite e loro fanno le entrate. E questo è un modo molto pedagogico, però si capisce bene perché il discorso della medicina cinese dice sempre dobbiamo svuotare prima di riempire gli organi. Eh? Dunque, se non fa popò, non fa pipì, non suda, non serve solo limitare le entrate. Bisogna aprire il rubinetto delle uscite e funziona molto più facilmente. Certo. Ora ti voglio fare una domanda che probabilmente qualcuno si sta già facendo e che anch'io in passato mi sono fatto. Come mai esistono così tanti approcci alla corretta alimentazione, la macrobiotica, l'igienismo e le varie diete, il crudismo, il vegetariano, il vegano e questo e quello, la dieta del sangue? E insomma, il China Study, non lo so, ce ne sono veramente tantissime, ma la cosa interessante, la Kuzmin, non so, me ne vengono in mente veramente tantissime, e ognuna a suo modo sembra essere la dieta che risolve i problemi e che porta le persone alla guarigione. Cosa hai da dire tu in proposito? Cosa ne pensi? Sempre lo stesso, sono l'unico che stimola le uscite, tutti sono solo da limitare le entrate. Quindi gli altri facciano quello che vogliono. No, diciamo che io sono il passaggio obbligatorio, prima si fa Adamski, dopo si fanno le altre, e non il contrario. Dunque, prima di correggere qualcosa nel sangue, tu devi migliorare il passaggio della bocca fino al sangue. E finché non è pulito questo tubo, allora, non sono l'unico sistema che pulisce il tubo, attento, ci sono tanti. C'è il digiuno, la monodieta, Herbalife, le tisane, 3-2-1, che ne so. Però sono tutti sistemi molto aggressivi. Invece il mio sistema non è correttore, è la norma, è così che si dovrebbe mangiare sempre, si può fare a vita, hai capito? Invece tutti i sistemi correttivi si fanno durante un certo periodo, perché è molto aggressivo, te lo fa pagare il tubo dopo. Invece il mio è il contrario, più lo fa, meglio funziona. Bene. Dunque, io sono, mi dispiace dirlo, però il mio metodo è obbligatorio, diciamo. Dopodiché si può fare di più con tutti questi sistemi che dici tu, Kusmin, eccetera. Il problema di Kusmin è un esempio. Allora, questa signora 60 anni fa aveva trovato che la frutta dopo il pasto fermenta non va bene. Ha trovato la metà. Allora dice: mangiali 20 minuti prima del pasto. Va bene, arrivano su un tubo vuoto. Eccellente. Poi si è fermata. Invece il cibo dopo, 20 minuti dopo, non scende. Hai capito? Certo, sì. Bene. E dunque lei fa mangiare la mattina il famoso creme Budweiser, c'è tutto sbagliato, eh? Perché quello dell'inizio era buono, però come essendo medico, i medici hanno riprese Kusmin e ripetono, e l'hanno un po', invece del cereale con formaggio bianco dall'inizio, mettono yogurt, meglio, cereale yogurt, una bomba, una bomba. Se lei va al supermercato, guarda dove ci la scaffale dove ci sono yogurt, si mette a 5 metri e guarda tutti. Ce n'è uno che ha il tappo già bombato e va a vedere chi è quello con la vena dentro la bomba, già nella scatola, pronto da esplodere. Allora, ma lo mette nel tubo, figurati. sì. No, è così semplice che no, cercano. È troppo semplice il mio metodo, capito? Certo, sì. Tutti possono capire, non c'è bisogno di essere professore, che ne so. È alla portata di tutti, questo è il problema mio, e l'ho fatto a posto. Ok, va bene. Andiamo verso le domande conclusive perché siamo veramente in dirittura d'arrivo. Senti Frank, c'è una persona o delle persone che ti hanno ispirato in modo particolare e perché? Sì, beh, io direi che il discorso del pomodoro è un naturopata francese
Che me ne ha parlato, io sono rimasto, ma lui era in guerra contro il pomodoro, diceva che tutte le patologie, lui faceva solo gli adolescenti, tutte le patologie, la psoriasi, l'herpes, le congiottivite, lui le curava solo togliendo il pomodoro, dice, adesso è guarito, però non è una prova scientifica, dice, la prova la facciamo così, rimangia questa settimana come mangiava prima e torna al sintomo, dice, questo è la prova. Allora, questo Masson è lui che mi ha dato, diciamo, il segnale del pomodoro, se no io lo mangiavo come tutti prima. Poi Certo. dopo mi sono aiutato dall'americana Jensen che fa l'idroterapia del colon. Come si fa per sapere 4-5 ore e 30 minuti? Un po' di intuizione, però adesso ho la prova scientifica che è pubblicata nel libro. C'è un esame che si chiama endoscopie capsulare, dove la gente che ha problemi tipo sanguinamente, non si sa bene, si fa ingoiare una capsula. Dentro la capsula, una capsula che costa 50.000 euro, Ah, però. c'è una camera e questa camera filma tutto quello che vede. E quando finisce nel bagno la capsula, si porta al laboratorio e si legge il film. E poi ci sono tutti i tempi e l'ho pubblicato nel libro, l'ultima annessa, l'ultima pagina, si vede, c'è scritto la capsula riaggiunge la valvola ileocecale a 4 ore e 43. Io l'ho detto 10 anni prima, 4-5 ore, guarda, è più forte di questo non si poteva fare. Certo, Mi certo. manca la prova scientifica del 30 minuti. Chi l'ha detto? Aspettiamo ancora 15 anni, però arriverà. Va bene, aspettiamo con ansia. E invece c'è un libro, un film che ha cambiato la tua vita o ti ha ispirato in modo particolare? Sì, perché all'inizio, quando io dicevo di aumentare il consumo dell'olio, mi hanno preso per un pazzo. Adesso è di moda l'olio, però 23 anni fa, per niente, in Francia, in Belgio, era un veleno mortale. E c'è un film che mi ha un po' rassicurato, perché ero l'unico in questa strada. Si chiama L'olio di Lorenzo, e lo consiglio a tutti. È un Ah, film abbastanza commovente, come si dice? commovente, sì. Commovente. È sulla la strada dell'uso dell'olio per il cervello, diciamo. Certo, Sì, sì. Sì, questo mi è piaciuto molto, questo film. bene, grazie. Bene, adesso ci avviamo veramente alla chiusura. Ti faccio il nostro domandone finale, che è questo. Se tu avessi la bacchetta magica e potessi realizzare un solo cambiamento nella tua vita, che cosa cambieresti? Ma a che livello? Tutto quello che vuoi, qualsiasi cosa, però solo nella tua vita. Voglio fare la clinica ad Adamski, dove posso vedere la gente 3 giorni, 2 notte, che mangiano come dico io, non come pensano loro. E in 3 giorni, 2 notti, mangiano come dico io, facciamo il corso di cucina, faccio i trattamenti, escono tutti la pancia piatta. Fantastico. Bene, l'universo è in ascolto per farti arrivare alla clinica Adamski 3 giorni e due Esatto, notti. te l'auguriamo. non è una cosa complicata perché esista altre, c'è Chernoff che è la sua, c'è quello delle piante, come si chiama? Sono due francesi, anche uno è Chernoff a Merano. Che lui fa tutto un discorso sulla dieta dimagrante, fa mangiare menù con la medicina cinese, fa mangiare menù a 600 calorie. E poi c'è non Marché So che è in Francia, però ce n'è uno famoso, Mességhé, voilà, Mességhé c'è in Toscana, c'ha la sua cura. Lui fa con tutte le piante, anche loro adesso fanno tutti la pulizia. Prima ero l'unico da fare la Ma pulizia. scusa, Maurice Sì, Messeguet in Toscana? in Toscana, sì. c'è un, Allora, il c'è un film adesso. centro. C'è un centro, però Messeguet non. Sì, Mességhé, diciamo, è Eh morto, sì, ha infatti. 3 figli e c'è un figlio che gestisce quello della Toscana, vicino a Orte. Ah,
Bene, non lo sapevo che erano in Toscana, mi interessa molto. Beh, Sì. dici anche dove lavoresti questa clinica, così. Allora, io lavoravo ambulante, Ah. itinerante. Eh beh, certo, dove va la gente? Allora, d'estate la facciamo al mare, d'inverno la facciamo in montagna. Ah, ok. Ottimo. È così, possono, diciamo, abbinare vacanze, salute, benessere. Certo, ah beh, bisogna desiderare in grande. Va bene, Frank, siamo arrivati alla fine e prima di salutarci ti chiedo solo se vuoi dire ai nostri ascoltatori come si fa ad approfondire la conoscenza del tuo lavoro, a rimanere in contatto con te, a parte leggere ovviamente il tuo libro. Sì, e beh, c'è un sito internet, si può avvicinarmi, ci sono mail, Vuoi c'è il darci l'indirizzo del sito? profilo Facebook, è il titolo del libro, che è ancora meglio, su Facebook, perché è il più, diciamo, adesso è il più usato, il titolo è La rivoluzione alimentare, metodo Adamski, chiede l'amicizia, così dopo segue tutte le foto dei corsi di cucina che facciamo, le ricette, vede un po' di tutto. Ok, l'indirizzo del sito com'è? Allora, Adamski come cognome, SKI finale, non in lungo, trattino in alto, method scritto in inglese, method, senza e finale, punto net. Ok, bene, così lo riportiamo nelle note all'intervista sul sito web. Bene, siamo arrivati alla fine, quindi Frank, ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, è stato molto interessante e anche molto divertente. Ci è veramente piaciuto passare quest'ora insieme e ci auguriamo che tutte queste informazioni possano essere veramente utili ai nostri ascoltatori, li possano aiutare a cominciare a fare una vera trasformazione nel loro percorso di alimentazione, o quantomeno a prendere consapevolezza che ci sono modi diversi per risolvere problemi molto comuni. Sì, Sì, poi grazie grazie Frank. a voi. A presto, perché le domande ci sono senza fine, vedrà che si Esatto. rispondono. Sì, ma poi guarda, speriamo di avere occasione in futuro per magari fare altre interviste, sicuramente con nuove domande che arriveranno anche dai nostri ascoltatori. Quindi Assolutamente. ti auguriamo di realizzare il desiderio della clinica e a presto e grazie mille ancora. Un Grazie a voi. abbraccio. Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene, un'altra bellissima intervista, ricca di informazioni davvero super, super interessanti. Poi questa cosa che pomodori e peperoni sono frutta è davvero un'informazione supernatural. Eh sì, veramente, non si finisce mai di imparare. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate anche voi, tribù di Supernatural. Se vi va, lasciate un commento sulla pagina del podcast e dite la vostra. E soprattutto, se l'intervista è piaciuta anche a voi, tribù di Supernatural, vi chiediamo di lasciare una recensione su iTunes. Questo per noi è veramente importante, perché ci aiuterà a trasmettere questi messaggi positivi a più persone possibile. Quindi, andate sul sito di www.supernaturalcaffè.it. E lì trovate tutte le istruzioni per lasciare la recensione su iTunes. Esatto, e sempre sul sito di Supernatural Caffè, sulla pagina dedicata a questo episodio, trovate anche le note all'intervista, i libri di cui abbiamo parlato e i riferimenti per contattare il dottor Adamski. Se avete delle domande da fare a Frank, lasciate un commento in fondo alla pagina dedicata all'episodio. Faremo il possibile per farvi avere la sua risposta. E se volete rimanere in contatto con noi, sapere in anteprima quando esce il nuovo episodio e se ci sono delle novità durante la settimana, andate su www.supernaturalcafè.it e iscrivetevi alla nostra newsletter. Bene, siamo arrivati alla fine. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo episodio di Supernatural Caffè, con l'intervista a una persona veramente supernatural. Ciao, tribù di Supernatural, alla prossima!